Buongiorno, finalmente a Valona, finalmente al caldo, finalmente sotto il sole. Cosa volevo dirvi? In questi giorni magari vedrete meno video perché sto preparando il permesso di soggiorno, il rinnovo. Allora, io personalmente sono incappato all'inizio nelle regole passate dove ho fatto un anno di rinnovo del permesso di soggiorno, poi 2 anni, poi ancora 2 anni. Sono passati 5, adesso teoricamente dovrei fare il rinnovo a 5 anni. Sappiate che le regole sono cambiate, quindi se voi venite come lavoratori che avete un'attività, vi danno direttamente il permesso di soggiorno a 5 anni. Siccome quando sono arrivato io non erano ancora pronti per tutto questo, ho dovuto fare tutto questo trafila, quindi ogni 2 anni pagare le... vabbè, un macello. Comunque, il permesso mi scade a breve, io ho preparato tutte le carte, sto andando, tra l'altro sapete, no, quando le cose capitano tutte all'improvviso, quindi papà in ospedale, vi informo, papà è tornato a casa, l'ho portato a casa ieri, quindi è a casa, adesso ci pensiamo noi, se lo hanno stabilizzato in ospedale e finalmente sta bene, cioè, sta bene, è stabilizzato. Quindi finito quello, inizia la trafila del permesso di soggiorno e quindi per questo motivo mi vedete un po' meno. E una volta gestivo anche io i permessi di soggiorno per le persone, facevo pagare 100 euro così viene fuori tutta l'ambaradan e la gente mi diceva però sei caro, ma quindi vai a quel paese, fattalo tu per i fatti tuoi e scopro che ci sono agenzie che fanno pagare di più, agenzie che non fanno il loro dovere. Quindi chi se ne frega, questo era quello che facevo, lo faccio solo per persone che poi alla fine conosco fisicamente e decido anche se voglio farlo, questo era, così potete parametrare i miei costi con quello che chiedevo, con quello che è il mercato. Tenete presente che quando facevo pagare nel 2019-2020 100 euro c'erano agenzie in Italia che facevano pagare 1.500, agenzie qua che facevano pagare 1.000, poi mettiamo lo sconto 8,50 e ciò nonostante ci sono state anche lamentele perché pensavano che ero caro. Quindi ragazzi, non ne vale la pena, qualsiasi cosa fate non andrà mai bene, questa è la mia esperienza, quindi sapete che cosa ho fatto, ho deciso di non farlo, perché molti ancora dopo 2 anni mi chiedono ma che lavoro fai? Allora, aiutavo, e quando dico aiutavo lo facevo veramente, le persone a trasferirsi, poi avevo l'agenzia immobiliare, quella ce l'ho ancora, l'agenzia del turismo ce l'abbiamo ancora, ma non abbiamo più tutte le case che abbiamo, andiamo in gestione con gli hotel, quindi la mia agenzia si occupa di quello e in più siamo adesso da 7 mesi con il progetto dei chetoni esogeni, così sapete tutto, in più ho molte collaborazioni, faccio i video, faccio vedere tante cose, quindi cosa dirvi, Valona, questa città meravigliosa che avevo scelto di vivere per lavorare poco, alla fine le mie giornate durano 26 ore, perché sembra dai video che sono sempre in giro spaparanzato, ma in realtà se ne fanno di cose, se ne fanno tante. Nulla, quindi per dirvi scusate l'assenza perché non sto facendo il permesso di soggiorno, papà è tornato a casa, sta bene, grazie a tutti quanti voi per i veramente tantissimi messaggi che mi avete scritto, mandato le mail per augurarmi che papà stava bene, è andata così, papà è a casa e ci vediamo a breve per raccontarvi del Natale e del Capodanno. Grazie ancora.